Buongiorno a tutti. Lo avete ascoltato, da domani entrerò a far parte della collettività palermitana. Per me è davvero un momento di grande gioia. Io ho avuto innumerevoli incontri qui a Palermo, sono stato tante volte qui a Palermo, si sono create delle amicizie vere, sincere, forti, e già questo incentiva, mi faceva sentire di appartenere alla collettività palermitana. Domani avrò il riconoscimento ufficiale, e questo, ripeto, per me è davvero un momento di grande gioia, di grande soddisfazione. Io oggi vi racconterò l'inferno. Non si tratta dell'inferno che ci ha raccontato Dante, non si tratta dell'inferno delle religioni, si tratta dell'inferno qui su questa terra. L'inferno era chiamato Auschwitz-Birkenau, dove io fui deportato quando ero un ragazzo di appena 15 anni con tutta la famiglia. Vi anticipo subito, eravamo 8 persone della mia famiglia. Fummo denunciati alle SS tedesche da italiani, da fascisti italiani, e da quel luogo infame, da quel luogo di morte della mia famiglia sono stato l'unico a tornare, l'unico sopravvissuto della mia famiglia. Vi racconterò questi fatti, è difficile raccontarvi, è difficile anche ascoltare questi fatti. Ma questo era, appunto, io vi dicevo prima, era l'inferno dove esistevano i dannati, eravamo noi prigionieri eravamo i dannati. Esistevano i demoni erano le SS tedesche ed erano anche i capo, prigionieri anche loro, ma che avevano potere di vita e di morte nei confronti di tutti i loro sottoposti. D'altra parte erano posti quelli dei capò di privilegio, mangiavano, non lavoravano se non quel lavoro infame di controllo dei loro sottoposti, e quindi per mantenere questo dovevano essere feroci quanto e forse se era possibile più delle stesse SS. C'era anche Caronte. C'erano i Caronte, perché chi erano i Caronte? Caronte era quello che traghettava i morti all'inferno. Lì no, lì erano quelli, i medici delle SS, che all'arrivo dei convogli mandavano nel mondo dei morti oltre l'80% dei prigionieri che arrivavano in quel luogo compressi su carri bestiame. Vi racconterò che cos'è stato il viaggio per arrivare fino ad Auschwitz-Birkenau. Questo era l'inferno. Io però vorrei iniziare da molto prima, perché si dice, ma tutto sommato lo sterminio è avvenuto in Germania, i campi di sterminio esistevano in Germania, sono stati i tedeschi che hanno compiuto lo sterminio. È vero, ma è altrettanto vero che se non ci fosse stata in ogni paese la collaborazione di altri cittadini, in Italia di cittadini italiani fascisti, dall'Italia non ci sarebbe stata deportazione. È stato soltanto, vi racconterò come è avvenuto tutto questo. E io voglio iniziare da molto prima, voglio iniziare esattamente da 5 anni prima di quella sera terribile del 7 aprile 1944, quando le SS tedesche, accompagnate da 2 italiani, 2 fascisti, che li accompagnarono fino sulla porta della casa dove eravamo rifugiati e che vennero ad arrestarci per essere portati, come vi dicevo, per essere portati all'inferno. Se non ci fosse stata la collaborazione dei fascisti italiani che accompagnarono le SS fino sulla porta di casa, noi non saremmo stati riportati, le SS tedesche non avrebbero mai potuto rintracciarci se non fosse stato per questo.
Ora vi racconterò questi fatti come sono accaduti, ma io voglio partire da molto prima, esattamente dal 5 settembre 1938. Io ero un bambino che non aveva ancora compiuto 10 anni, frequentavo una scuola pubblica, una brava maestra, una brava insegnante che mi voleva bene e a cui volevo bene. Il 5 settembre 1938 il Gran Consiglio del Fascismo Italiano, attenzione, ecco, questo vorrei che metteste bene a mente, che sono fatti questi che vi sto che vi racconto, che sono accaduti qui da noi e messi in atto da cittadini italiani come eravamo noi, quindi italiani contro altri italiani, gli ebrei eravamo cittadini italiani a pieno titolo, come tutti gli altri. Professavamo una religione diversa da quella della maggioranza, nient'altro, invece venivamo considerati diversi. Oggi purtroppo la stessa cosa sta avvenendo nei confronti di altre minoranze, facciamo bene attenzione anche a questo. Venivamo considerati diversi, di razza inferiore. La razza superiore era quella ariana di cui facevano parte gli italiani, e noi ebrei non facevamo parte, secondo il fascismo, non facevamo parte della razza ariana, eravamo una razza inferiore. Beh, vi racconterò alcune cose che vi faranno forse ricredere su questo principio edotto emanato dal fascismo italiano. Il 5 settembre 1938 il Gran Consiglio del Fascismo emanò questa prima legge, la prima di una lunghissima serie di leggi denominata la difesa della razza nella scuola fascista. Vi ho detto, io frequentavo una scuola pubblica, ho iniziato sempre con la stessa insegnante dalla prima elementare, avevo finito la quarta elementare, dovevo iniziare la quinta, iniziai la quinta elementare sempre con la stessa insegnante. Un insegnante, devo dire, che mi voleva bene, un insegnante a cui volevo bene, d'altra parte erano passati 4 anni, eravamo passati insieme, tra l'alunno e l'insegnante nasce anche un rapporto affettivo, e così era per me. Ebbene, questo insegnante che mi voleva bene e a cui volevo bene, dopo l'emanazione di questa legge infame di cui vi parlavo, era fascista. Non esitò un momento a mettermi fuori dalla classe, a mettermi fuori dalla scuola. Erano iniziate le elezioni, però il decreto del Gran Consiglio del Fascismo doveva ancora essere approvato dal Consiglio dei Ministri. Fu approvato dal Consiglio dei Ministri, io ecco qui ho un giornale dell'epoca, ecco qua, forse da lì non lo vedete, come potete vedere questo giornale dice il titolo, la testata è esattamente come oggi: le leggi per la difesa della razza approvate dal Consiglio dei Ministri. Ebbene, quell'insegnante che mi voleva bene e a cui volevo bene mi disse soltanto: Terracina, oggi puoi rimanere in classe, ma domani non puoi tornare. E io dissi: perché? Che cosa ho fatto? Sei ebreo. Questa fu la sua risposta. E con queste due parole, sei ebreo, mi mise fuori dalla classe, mi mise fuori dalla scuola. Per me fu una catastrofe. Io eravamo in famiglia 4 figli, ero il più piccolo dei 4. Mamma ci seguiva nello studio. Eravamo stati educati, noi figli, all'amore per lo studio. E io vi ricordo che quando mi mise fuori da quella classe, da quella scuola, ero disperato, piangevo di rotto. E pensai subito: cosa mai vorrò fare nella vita se non posso studiare? Una cosa devo dire subito: i miei amici erano tutti quanti là, tutti in quella classe, tutti quanti in quella scuola. Studiavamo insieme, giocavamo insieme, io frequentavo le loro case, la mia. Ebbene, sparirono tutti. D'altra parte, bisogna pensare che l'Italia nel 1938, nella quasi, non dico nella quasi totalità, ma nella stragrande maggioranza, era fascista. E la gente pensava: Mussolini ha emanato questo decreto contro gli ebrei, ebbene gli ebrei qualche cosa avranno fatto. Vi ripeto, io, fatto della religione, per me sì, ero stato educato a credere nella mia religione, ma niente di più, mi sentivo uguale a tutti gli altri.
dicevo, fummo mandati via dalla scuola non soltanto gli alunni dell'elementare, ma tutti gli studenti, tutti gli insegnanti, tutti mandati via anche dalle università e dalle accademie. Ebbene, io posso dire questo, che fu un atto, quello della cacciata degli ebrei dalla scuola. Attenzione, questo primo decreto della scuola è stato soltanto uno, poi sono stati ben 109 le leggi contro gli ebrei, ognuna di queste leggi proibiva qualche cosa, faceva degli ebrei dei cittadini che non erano più in grado di vivere, di andare avanti. Questo era il loro racconto. Comunque, questo decreto legge che riguardava la scuola, insieme a tanti altri, approdò in Parlamento. Fu messo in votazione prima al Senato, in Senato ottenne soltanto 9 senatori e votarono no, a scrutinio segreto. Tutti gli altri votarono sì. Poi la legge approdò le leggi approdarono a Montecitorio in Parlamento, furono messi in votazione per alzata di mano una per una dal presidente Costanzo Ciano, che era il cognato di Mussolini tra l'altro. Tutte le leggi, tutte le 109 leggi furono approvate per alzata di mano, furono approvate all'unanimità. Poi tutto il pacchetto delle leggi fu messo in votazione in un'unica votazione a scrutinio segreto. Ebbene, il risultato fu lo stesso: 349 deputati presenti, 349 votarono sì. Fu davvero un'infamia. Fu un'infamia, ma fu un'infamia e fu un danno irreparabile anche per la scienza e per la cultura italiana. Vi ho detto, furono mandati via dalle università tutti i docenti universitari. Ebbene, dopo la guerra, 4 dei docenti universitari, che allora insegnavano nelle università italiane, furono insigniti del premio Nobel. Esattamente Emilio Segret per la fisica, Salvador Luria per la fisiologia, Franco Modigliani per l'economia e Rita Levi Montalcini per la medicina. 4 premi Nobel che avrebbero voluto arrivare al nostro paese, all'Italia, e invece andarono alle università di altri paesi, perché questi docenti erano stati costretti ad emigrare per poter proseguire i loro studi e le loro ricerche. Non solo, Albert Einstein, che è considerato il più grande scienziato del XX secolo. Ebbene, Albert Einstein fu messo fuori dall'Accademia dei Lincei con questa lettera. La lettera dell'allora presidente Milosevic, al quale Albert Einstein aveva scritto per sapere se ancora poteva far parte della Reale Accademia dei Lincei, e l'allora presidente Milosevic gli rispose con questa lettera: abbiamo preso atto delle vostre dimissioni da socio di questa Reale Accademia. Albert Einstein, di razza inferiore. Certo, gli ebrei non erano certamente di razza superiore, eravamo uguali a tutti gli altri, né più e né meno di tutti gli altri. Comunque devo dire questo, fu anche la mia fortuna essere mandato via dalla scuola pubblica. Andai a frequentare la scuola ebraica che nel frattempo era stata organizzata, finì l'elementare, andai a frequentare le medie. Allora l'istituto tecnico erano 4 classi inferiori e 4 di superiori. Intanto l'insegnamento era davvero di primo ordine, perché erano stati mandati via tutti i docenti anche universitari, e quindi era stato facile formare un corpo insegnante davvero, davvero molto valido. Ma non soltanto questo, il merito era di un preside, io lo ricordo sempre, lo posso dire davvero con tanto affetto. Era un giovane professore napoletano, si chiamava Nicola Scimmino. Ricordo che parlava spesso con noi ragazzi, sia singolarmente sia collettivamente, entrava nelle nostre classi, ricordo le sue parole quando diceva: vedete ragazzi, mi dispiace per voi, le leggi razziali vogliono, e io dico razziste, vogliono far credere che
gli ebrei appartengono a una razza inferiore, io li conosco tutti, siete perfettamente uguali a tutti gli altri, ma voi avete un compito importante da svolgere. Dovete dimostrare di non essere inferiori a tutti i ragazzi che studiano nelle scuole pubbliche. Erano parole che c'entravano dentro, erano parole che ci colpivano, erano parole che io sono sicuro che in quella scuola ognuno di noi ragazzi dava davvero il massimo. Ne sono convinto. Ma dicevo pure la mia fortuna, anche per un altro fatto. Gli amici della scuola pubblica sparirono tutti, tutti. Naturalmente nacquero nuove amicizie nella scuola ebraica. Quando io sono ritornato dall'inferno e mi sono ritrovato solo e disperato, non avevo più nessuno. Furono i miei amici della scuola ebraica che mi ritrovati, che mi accolsero tra loro, che mi protessero, che non mi lasciarono mai solo tra questi ragazzi amici della scuola. C'erano anche due miei cugini che mi presero tra loro, che mi protessero, che non mi lasciarono mai un momento solo. Poi sono stati i miei fratelli per tutta la vita. Quindi questa è stata la mia fortuna. Sono sicuro che se non fosse stato per loro, io certamente non ce l'avrei fatta. Rimanere solo, quando io sono tornato avevo 17 anni, potete pensare che cosa significa per un ragazzo che ritorna e non trova più nessuno nella propria famiglia, che si trova solo, arriva la disperazione, come fu per me. Però ebbi questa fortuna di trovare questi amici che mi protessero e che mi hanno riportato alla vita. È stata davvero una cosa molto importante. Ecco ragazzi, io adesso vi ho parlato di amicizie. Credo che sia uno dei valori più importanti della civiltà. L'amicizia e la solidarietà. Non lo dimenticate mai. Sono quei valori che metterei al primo posto insieme a altri. Naturalmente i valori sono tanti, non dimentichiamo mai la libertà, per esempio, ma anche la solidarietà, anche l'amicizia sono valori davvero importanti per tutti. Tenete sempre conto, ragazzi, che queste parole che io sto dicendo sono principalmente rivolte a voi. Scusi se può dare qua c'è. Grazie. Comunque posso dire che con le nuove amicizie, la mia vita scorreva ancora felice. Ero protetto in famiglia, ultimo il più piccolo della famiglia, avevo due fratelli e una sorella più grande di me, poi c'erano i genitori, c'erano i nonni e quindi ero il più protetto. E devo dire che la vita scorreva ancora felice. Vi dicevo però che dopo quel primo provvedimento che riguardava la scuola furono emanati numerosi altri. Ecco, io qui ho un elenco di questi provvedimenti, e naturalmente me ne leggo soltanto qualcuno, non tutti, dai quali vi potete rendere conto dell'assurdità di certe disposizioni, di certe leggi che facevano degli ebrei, vi ho detto, dei cittadini di seconda categoria, ma che soprattutto gli vietavano la possibilità di vivere, perché toglievano, ecco adesso vediamo un po', agli ebrei erano tra la proibizione di frequentare le scuole, lo leggo perché se no posso andare un po' fuori dalle righe, magari dire le cose meno importanti, ma queste ritengo che vi renderete conto da questo elenco di queste leggi di che cosa hanno significato, e sono soltanto una piccola parte. Le leggi razziali toglievano il lavoro,
tutti i professionisti furono cancellati dagli albi professionali. Papà era una famiglia di 8 persone. Papà era un professionista, perse il suo lavoro. E voi immaginate dove esiste un capofamiglia che è l'unico portatore di un reddito che consentiva alla famiglia di vivere dignitosamente, direi agiatamente. Non eravamo ricchi, però non ci mancava assolutamente niente, eppure era una famiglia di 8 persone. All'improvviso papà si trova senza lavoro, cercò di mettersi a fare dei lavori che non erano suoi, non ci riuscì. E allora fu necessario che i miei fratelli e mia sorella, che erano più grandi di me, abbandonassero lo studio, e fu davvero un peccato, per cominciare a lavorare, per portare un reddito. A me queste difficoltà, che indubbiamente c'erano in famiglia, però non venivano fatte arrivare. Io ero il più piccolo, ero protetto davvero dall'affetto di tutti. Allora, ecco, a proposito dei professionisti mandati via, voglio raccontare soltanto un episodio che mi viene in mente. Un giorno papà venne a casa e era ancora emozionato. Quella mattina era stato in tribunale ad assistere a un processo contro un medico ebreo che era stato accusato di aver curato una bambina piena. Era accaduto questo: una bambina stava male. La mamma si accorse che questa bambina all'improvviso era peggiorata, non respirava più, eccetera. Quindi corse a chiamare un medico, e questo medico che trovò, che tra l'altro abitava vicino a casa, era di religione ebraica. Questo medico naturalmente rispose immediatamente all'appello della mamma, e incurante delle leggi che gli impedivano di poter curare una persona non ebrea, accorse per curare questa bambina. Qualcuno se ne accorse e lo denunciò, e dovette subire un processo. Fu assolto perché anche il pubblico ministero, che avrebbe dovuto sostenere l'accusa, invece prese le difese dell'imputato, che fu assolto perché aveva agito in stato di necessità. Ma pensate, dover subire un processo per aver salvato una vita, perché la mamma di questa bambina e illustri medici dovettero dimostrare che se non fossi intervenuto immediatamente quella bambina sarebbe morta. Io ricordo papà, quando venne a casa, era emozionato quando ci raccontò questo processo a cui era andato ad assistere. Ecco, io adesso vi leggo alcune altre di queste leggi. Gli ebrei non potevamo avere una bancarella di venditore ambulante, quindi non soltanto i professionisti. Pensate, è soltanto a Roma 800 capi famiglie ebrei vivevano di questo povero mestiere. Uscivano con i loro carrettini la mattina, andavano agli angoli delle strade o nei mercati per vendere le loro mercanzie. Ebbene, a 800 capi famiglie ebrei fu vietato di fare questo lavoro. Ma un venditore ambulante, se non fa questo lavoro, il suo lavoro, ma cosa si mette a fare? Dove lo trova un altro lavoro? Questo è stato. Fu vietato agli ebrei di frequentare località di importanza strategica. Che cosa significava? Che tutte le coste, a partire da Ventimiglia fino a Trieste, tutte le isole, grandi e piccole, tutte le coste furono dichiarate di importanza strategica, di modo che a noi ebrei era impedito poter fare un bagno al mare. Ma vi rendete conto? Ma qual era lo scopo? Ma chi avrebbe contaminato acqua? Qual danno potevamo portare alla collettività se fossimo andati a Ostia, da Roma, a 20 km e fare un bagno al mare? No, ci era vietato. Vietato quindi anche frequentare le piscine. Era vietato tutto, perché non potevamo frequentare società sportive, non potevamo far parte di società sportive. Quindi anche questo. Era proibito commerciare il lame da materassi. Perché? In articoli per bambini, attenzione, esiste un libro che volle che fosse pubblicato Luciano Violante, allora presidente della Camera, quando nel 1999 era in discussione alla Camera l'istituzione del mondo della memoria, del giorno della memoria.
e volle Violante che fosse pubblicato questo libro con tutte le leggi contro gli ebrei, in modo che i deputati che erano stati chiamati a votare per l'istituzione del giorno della memoria si rendessero conto di che cosa sono state le leggi razziali. Sono tutte quante indicate in questo libro di Luciano Violante. Allora, era vietato commerciare il materiale per rossi. Gli ebrei non potevano vendere carte da gioco. Ma vi rendete conto? Ma perché? Ma quale danno potevano causare alla collettività vendere se gli ebrei avessero venduto carte da gioco? No, agli ebrei era vietato. Non potevamo far parte delle associazioni culturali e sportive, ve l'ho detto, dell'ente protezione animali. Non potevamo detenere i piccioni viaggiatori. Io non credo che ci fossero degli ebrei che allevassero piccioni viaggiatori. Ma qual era lo scopo? Forse potevamo comunicare con il nemico attraverso i piccioni viaggiatori. Eppure si inventarono una legge di questo genere. Agli ebrei è proibito. In questo modo, questa naturalmente, arriviamo poi fino a 109 leggi. Io mi fermo qui, non ne dico altro. È così, una soltanto. Ci fu sequestrato l'apparecchio radio. Non potevamo ascoltare la radio in casa. Dovevamo andare a consegnarla noi al commissariato di pubblica sicurezza. E quando io sono ritornato dall'inferno e sono andato a reclamare la restituzione del mio apparecchio radio, mi dissero no, l'apparecchio radio non c'è più, è stato venduto. Ma come è stato venduto? Sì, perché è stato tramutato il sequestro in confisca, è diventato proprietà dello Stato e lo Stato lo ha venduto perché i beni degli ebrei, sequestrati agli ebrei, dovevano servire per compensare coloro che erano stati danneggiati dai bombardamenti aerei degli alleati. Questa era la legge sulla confisca dei beni. Io non sono mai rientrato in possesso del mio apparecchio radio. Ecco un'altra infamità, e vi ripeto, questo un'infamità tutta nostra che ci riguarda da vicino. Tutti i decreti approvati dal Consiglio dei Ministri furono messi in votazione in Parlamento, e ho detto alla fine della votazione all'unanimità tutti i deputati in piedi, al grido di luce luce, intonarono l'inno Giovinezza. Un'infamia. Davvero, quella fu davvero una grande infamia. Comunque, vi ho detto, a me queste difficoltà non venivano fatte arrivare. Vivevo ancora felice, avevo i nuovi amici della scuola ebraica, continuavo a studiare, unico di noi ragazzi, e continuava a studiare. Per me tutto quanto proseguiva normalmente. Arrivavamo così al 1943, il 10 luglio del 1943, lo sapete bene voi siciliani, noi ormai siciliani, e lo sapete bene, il 10 luglio del 1943 gli alleati angloamericani sbarcarono in Sicilia, sbarcarono a Gela e vicino Siracusa. In meno di un mese la Sicilia fu liberata. Attraversarono lo stretto di Messina e cominciarono a risalire la penisola. La Germania, allarmata dall'avanzata delle truppe alleate verso il nord dell'Italia, mandò le proprie truppe per fronteggiare l'avanzata delle truppe anglo-americane. Il 25 luglio del 1943 il Gran Consiglio del Fascismo si riunì e mise in minoranza oltre l'80%. Furono mandati subito a morire nelle camere a gas e dati alle fiamme dei forni crematori. Pensate, superarono la selezione dell'arrivo su 1023 innocenti, superarono la selezione dell'arrivo 149 uomini e 49 donne.
Tutti gli altri, tutti, compreso quel bambino ancora senza nome, la sera stessa erano stati ridotti in fumo e cenere. Ecco, io qui voglio fare una considerazione a questo punto. Alla fine della guerra, di questo gruppo romano di 1023 innocenti, fecero ritorno alle loro case 15 uomini e una sola donna. La donna, una cara amica, una donna davvero straordinaria, che al contrario di tutti noi che abbiamo impiegato decenni per cominciare a parlare, cominciò Settimia Spizzichino, cominciò subito a urlare al mondo tutte le nefandezze che aveva dovuto subire. Pensate, di questo gruppo romano di 1023 innocenti fece ritorno in 16, 15 uomini e una sola donna. Tutti gli altri, tutti, furono tutti quanti assassinati. Ecco, altra parola, ragazzi, tenetela bene a mente. Non dico sono morti, sono stati assassinati, tutti. Tutti. Una strage terribile. E oggi c'è chi può negare. Oggi c'è chi dice che non è vero, che la Shoah è un'invenzione degli ebrei. E queste persone che negano entrano anche nelle scuole, entrano anche nell'università. No, no, non deve essere possibile questo. Come si può negare? Con quale criterio negano? Ecco, dovrebbero dire, ma gli altri dove sono finiti? Se dire che non è vero, dire dove stanno gli altri, dove sono finiti gli altri. Oppure nella mia famiglia, se riuscissi a parlare con loro, dovrebbero dire, eravamo in 8, sono tornato solo, gli altri 7 dove stanno? Perché? Beh, questa è un'altra carenza di questo. Adesso speriamo che si riesca a superare queste cose, che vengano fatte delle leggi giuste, perché non è giusto che queste persone che vogliono negare, sono tante, che gli sia permesso di propagandare queste idee, queste infamità, perché si tratta davvero di cose infami. Non dobbiamo permettere, non dovete permettere. Comunque, gli ho detto, noi quel giorno riuscimmo a scampare la cattura con la mia famiglia, riuscimmo a trovare un rifugio. Papà si rivolse a un portiere di uno stabile, 10 piani, questo disse sì, sapeva che eravamo ebrei, c'è un appartamento che è arredato, ho le chiavi, perché chi lo occupava è tornato ad andare via da Roma perché aveva paura dei bombardamenti aerei. Ci dette la chiave di quell'appartamento, poi pensammo bene di dividerci. Allora i miei nonni furono ospitati nella casa di quel portiere, che era davvero un eroe perché rischiava davvero tanto. E a me e ai miei fratelli ci aprì le porte di una cantina, sempre in quello stabile, dove la notte andavamo a dormire. Però di giorno non potevamo rimanere nascosti. Non avevamo più mezzi per vivere, dovevamo procurarceli, dovevamo necessariamente uscire tutte le mattine, dovevamo uscire, andare in giro per la città, cercare di acquistare qualsiasi cosa si trovasse per poi andare a vendere quelle stesse cose a qualcun altro in altre parti della città. Eravamo in 4 perché ormai le scuole ebraiche, naturalmente con l'occupazione tedesca, non avevano riaperto, se no avrebbero portato via anche i bambini. Uscivamo la mattina, certo, rischiavamo tanto, rischiavamo di essere riconosciuti e di essere venduti alle SS, che pagavano un compenso di 5.000 lire, una cifra davvero enorme allora, un compenso di 5.000 lire per ogni ebreo che veniva loro consegnato per essere mandato a morire. E lo sapevano perfettamente i fascisti italiani che saremmo andati a morire. Devo dire che in questo modo, certo non vivevamo nell'agiatezza, però
acquistavamo qualsiasi cosa si trovasse. Io ricordo del filo da cucire, delle lamette da barba, cose, posso dire, davvero con, oggi con poco significato, ma allora era tutto prezioso. La sera, naturalmente, ognuno nel proprio rifugio, però c'era sempre questo rischio di poter essere riconosciuti. Questo modo davvero precario, riuscimmo comunque ad arrivare fino al 7 aprile del 1944. E qui comincia la discesa, quella della mia famiglia, la discesa all'inferno. La mattina del 7 aprile con i miei fratelli dalla cantina salimmo nell'appartamento e papà disse: ragazzi, questa sera, il 7 aprile del 44, questa sera è Pesach. Pesach è parola ebraica che significa Pasqua. La Pasqua per noi ebrei è una festa molto importante, è la festa della libertà, ricorda quando 33 secoli fa, forse qualche cosa di più, gli ebrei che erano schiavi in Egitto, guidati da Mosè, è scritto nella Bibbia, guidati da Mosè attraversarono il Mar Rosso e furono liberi. È la festa della libertà. E quindi papà ci disse: perché questa sera non stiamo insieme, facciamo il seder è la cena pasquale. Leggiamo la Gadà è il rituale, tutto il rituale della Pasqua, come avevamo sempre fatto. E noi accettammo con gioia. Ah, una cosa, nonna il 13 marzo aveva avuto un malore. Non so con quale mezzo papà riuscì a portarla in ospedale, però dopo qualche ora nonna era morta. E io dico: per fortuna. Che fortuna è stata che nonna è morta qualche giorno prima che noi venissimo a quest'anno. Quante sofferenze le sono state risparmiate che è morta pochi giorni prima che fossimo arrestati. Si può dire che è una fortuna quando muore una persona cara? Non si dovrebbe, ma io dico di sì. Nonna mia era cara, però è stato bene che sia andata a questo mondo. La sera del 7 aprile, naturalmente, ci trovavamo intorno alla tavola, c'era uno zio che si era aggiunto a noi, un fratello di papà. Tutti gli anni le nostre famiglie si erano riunite e lui quel giorno era venuto, sapeva dove eravamo rifugiati, era venuto per farci gli auguri per la Pasqua. Saputo che avremmo fatto il seder, la cena pasquale, era voluto rimanere, dice: poi domani mattina tornerò nel mio rifugio. La sera ci trovavamo tutti intorno alla tavola, stavamo recitando le preghiere. Bussarono alla porta, andò ad aprire Anna, mia sorella, rientrò nella sala da pranzo, sconvolta, non riusciva a respirare. Dietro di lei due SS armate come che andassero a un'azione di guerra. Un'altra SS era rimasta sulla porta di casa e accompagnata insieme a un italiano, un fascista, che li aveva accompagnati fino sulla porta della casa dove eravamo rifugiati. Evidentemente ci aveva individuato, anzi ne parlò mia sorella dopo, disse che aveva riconosciuto, erano due i ragazzi, i giovani italiani che avevano accompagnato la SS, ne aveva riconosciuto uno perché quella mattina era uscita per andare a cercare qualche cosa per fare la cena della Pasqua. Era stata seguita da un ragazzo, questo gli aveva rivolto dei complimenti, mia sorella aveva 23 anni, non li aveva ancora compiuti, era davvero una ragazza bellissima. Questo ragazzo aveva tentato un approccio, mi ricordo che Anna disse, non gli aveva dato letta, gli aveva detto soltanto: se ti fa un piacere, gira la larga vattene, non l'aveva più visto. Invece quella sera accompagnò le SS. Per il compenso, insieme a un altro suo compare, per quel compenso di 5.000 lire, pensate, eravamo 8 persone, 40.000 lire erano davvero, davvero una cifra enorme in quel periodo. Ci intimarono di uscire urlando,
di uscire subito da casa, 20 minuti di tempo e dovete essere fuori. Portate con voi qualche indumento, quello che avete, tutto quello che avete di valore, perché dove vi porteremo vi potrà servire. Erano assassini, ma erano anche ladri, sì, erano ladri perché poi ci fu tolto tutto. Portate con voi i gioielli, parte che non avevamo niente. Ma se avessimo portati via, ci sarebbero stati tolti subito. E allora erano anche ladri. E anche i fascisti italiani, che erano due che accompagnavano le Cesare, erano assassini anche loro. Sapevano perfettamente che noi saremmo andati a morire. Lo sapevano perché sennò avrebbero dovuto temere che un giorno, se fossimo ritornati nella nostra città, nella nostra casa, andando in giro per la città, avremmo voluto incontrarli, riconoscerli. Se non hanno avuto questo timore, significa che sapevano perfettamente che nessuno di noi sarebbe mai ritornato nella propria città, nella propria casa. Assassini anche loro, assassini. C'era una ambulanza che ci aspettava al portone. Altre due ZS, un'altra italiana. Anzi, quell'altro, quell'italiano, gli disse a papà: dicilo, è nascosto denaro, gioielli, li recuperiamo e domani sarete fuori, perché sappiamo come rompere i tedeschi. Erano sciacalli, non avrebbero voluto fare niente, però volevano denaro e gioielli. E c'era un'ambulanza che ci aspettava. Salimmo su questa ambulanza, entrammo nell'ambulanza, dopo 5 minuti eravamo nel carcere di Roma, nel carcere di Regina Coeli. Entrare in un carcere davvero quanto di più sconvolgente ci sia, con la coscienza di non aver commesso nessun reato. Sentire i cancelli che si chiudono le spalle è una sensazione davvero terribile e tremenda. Fu messi faccia al muro, alle nostre spalle c'era una porta, sulla porta una scritta in italiano: ufficio matricole. Dovevano registrare il nostro ingresso nel carcere romano. Una volta venivamo fatti entrare in questo ufficio e arrivò il mio turno. Entrare là dentro c'erano due guardie carcerarie italiane, uno scriveva, l'altro passeggiava, ogni tanto si affacciava sulla porta verso il corridoio e c'era, lo mandarono, dovevano riempire la scheda, nome, cognome, paternità, maternità, luogo e data di nascita, e il colore degli occhi, il colore dei capelli, e tutti segni di riconoscimento, tutto quello che serviva per la scheda. Vido di riempire la scheda, quello che era in piedi mi disse di imprimere l'impronta del dito medio, del dito indice della mano sinistra, su un tampone di inchiostro e portarlo sotto la scheda per imprimere l'impronta digitale. Per me fu un trauma terribile. Io ricordo che cominciai a piangere, a singhiozzare. E uscì da quella porta per andarmi a rimettere faccia al muro. E papà se ne accorse. Papà si accorse del mio turbamento e allora sentì il bisogno di rivolgersi qualche parola. Non l'ho mai dimenticata. Posso dire che mi hanno guidato per tutta la vita. Papà disse: ragazzi, aveva avuto la percezione esatta, papà, di quello che eravamo ormai sull'orlo di un baratro nel quale saremmo stati fatti precipitare. Disse: ragazzi, possono accadere cose terribili, mi raccomando, qualsiasi cosa accada, siate uomini, non perdete mai la dignità. Aveva capito, papà, che il pericolo maggiore fosse quello che perdessimo la dignità. Ma come si fa? Come si può mantenere la dignità quando si ha fame?
quando si è disposti a subire qualsiasi sopruso per vivere un altro giorno, un'altra ora. Io avevo 15 anni, io non volevo morire. A quell'età si rimane aggrappati alla vita. E allora bisogna piegarsi a qualsiasi sopruso per continuare a vivere. Nel carcere di Cinecelli c'erano altri detenuti, io mi ricordo con papà che a me non mi lasciava un momento, era il più piccolo, pensava che fossi quello che poteva avere più bisogno di essere protetto. Entrammo in una cella, c'erano già altri tre detenuti. Quanta umanità esiste anche nelle carceri, furono meravigliosi con noi, cercarono di farci coraggio. Ricordo, dicevano, gli alleati sono sbarcati a Anzio, tra poco saranno a Roma, vedrete, saremo tutti quanti liberi. Ricordo che uno aveva ricevuto un pacco alla casa, c'erano delle cose da mangiare, ne divise il contenuto con noi. Davvero, quanta umanità esiste in quel carcere. E io poi ho avuto anche altre prove. Io sono stato due volte l'anno scorso, sono stato a parlare a Roma, al carcere di Re Bibbia. Ecco, quanta umanità esiste. Certo, hanno commesso delle colpe, stanno là dentro, certamente sono colpevoli di qualche cosa, però esiste davvero tanta umanità anche dietro quelle mura. Comunque nel carcere ancora la vita è ancora plausibile. Dopo qualche giorno di permanenza nel carcere, esattamente il 12 aprile, cominciavano a chiamare dei nomi, aprivano le celle e quello che veniva chiamato doveva scendere il corridoio del carcere. Era la stessa procedura che si era verificata qualche giorno prima, quando a Roma c'era stato l'eccidio delle fosse ardeatine e molti dei detenuti del carcere di Naceri, esattamente 75, erano stati mandati a morire alle fosse ardeatine. Ricordo, chiamarono il mio nome, aprirono cella, mi fecero uscire e sentivo la voce di papà che urlava: lasciatelo, lasciatelo, prendetemi. Poi invece chiamarono pure lui, i miei fratelli, e ci ritrovammo tutti nel corridoio del carcere. Arrivarono anche mamma e Anna dal reparto femminile, eravamo tutti insieme, il papà si calmò. Soltanto a sera arrivarono dei camion che partirono verso il nord della città. Sulla sponda posteriore dei camion, che erano coperti da un telone, sulla sponda posteriore c'erano due SS armate con i mitra, sempre con i mitra e con i mitra puntati. Fatti pochi chilometri arrivammo a Roma in località Prima Porta. A Prima Porta, una decina di chilometri a nord di Roma, urlando le SS ci fecero scendere tutti dai camion e ci spingevano con i calci dei fucili e con i bastoni, ci spingevano sotto una rupe sotto la quale si aprivano e si aprono ancora adesso delle caverne e ci spingevano là dentro. E noi interpretammo questo come fosse arrivato il nostro ultimo momento, cominceranno a sparare e rimarremo là sotto. Momenti di disperazione. Eravamo vicini alla nostra fine. Invece qualcuno capì. Dissero che avremmo dovuto viaggiare tutta la notte, non si sarebbero più fermati e quindi che facessimo lì i nostri bisogni. Beh, furono momenti davvero, davvero terribili. Eravamo tutti quanti convinti che era arrivata la nostra fine. Io ogni tanto ci penso e mi chiedo, ma non sarebbe stato meglio che avessero cominciato a sparare, che fossimo rimasti là sotto, che avessero fatto saltare la stessa rupa? Del resto pochi giorni prima la stessa cosa era avvenuta
alle fosse ardeatine, sì, sarebbe stato meglio. Quante sofferenze sarebbero state risparmiate a tanta gente a cui sono stati fatti fare 2000 chilometri soltanto per portarli a morire. Sarebbe stato meglio, perché oggi in quel luogo certamente ci sarebbe una lapide, forse ci sarebbe un mausoleo, qualcuno che va lì a portare un, che so, a recitare una preghiera o a portare un fiore. Ma se io voglio portare un fiore ai miei cari, dove lo porto? Posso soltanto gettarlo nel vento. Perché nel vento che sono finiti tutti. Sarebbe stato meglio. Proseguimmo il viaggio, 2 giorni di viaggio, arrivavamo a Fossoli. Fossoli era un campo italiano dove la vita, direi, era ancora plausibile. Eravamo tutti quanti insieme, la famiglia, in una baracca che serviva per forse per 100 persone, ma comunque avevo creato un angolo per noi, otto della mia famiglia, dove stavamo tutti quanti insieme lì. Non starei a raccontarvi Fossoli, ma soltanto un episodio, perché dovete imparare lì, dovete imparare come si muore. Era il 1° maggio, la mattina del 1° maggio, una giornata calda, una giornata di sole, eravamo tutti quanti lì nel campo, e si formavano dei gruppetti, si parlava, eccetera. Entrò un ufficiale delle SS dal comando tedesco. A un certo momento cominciò a urlare in tedesco, ma nessuno lo capiva. Poi si avvicinò a un poveretto, si chiamava Pacifico Di Castro, io conoscevo bene. Tirò fuori la pistola e gli sparò in testa. E Pacifico cadde a terra in una pozza di sangue, rimase lì fino a sera, quando arrivò un carro funebre, lo caricarono sul carro funebre che uscì dal campo. E noi ci domandavamo, ma perché, ma che cosa ha fatto? Non aveva fatto assolutamente niente. Furono fatte varie congetture, ma sembra che la più plausibile fosse quella che faceva caldo, nessuno portava il cappello. Pacifico portava un berretto, perché non so se lo portava, per quale motivo lo portasse, nessuno portava berretti o cappello. Sembra che gli avesse chiesto di toglierselo in segno di rispetto. Non l'aveva capito, come nessuno di noi lo aveva capito, io ero lì a pochi metri, ma chi l'aveva capito? Non se l'era tolto e per questo l'aveva ammazzato come un cane. Questo era accaduto. Comunque il 16 maggio ci dissero che il giorno dopo saremmo partiti. Ci dissero di fare rifornimento d'acqua, di raccogliere le nostre cose. E noi riempimmo tutti i recipienti, qualche fiasco, qualche bottiglia, riempimmo d'acqua. Il giorno dopo arrivarono degli autobus scortati dai carabinieri, ci portarono alla stazione, perché dovete sapere che Fossoli era un campo italiano, c'era un comando tedesco all'esterno, ma era un campo sorvegliato da militari italiani. Il giorno dopo arrivarono gli autobus. Fummo fatti salire su questi autobus che arrivarono alla stazione di Carpi. Alla stazione di Carpi c'era un treno merci che ci aspettava. Fummo fatti salire su un carro, arrivavano gli autobus e continuarono a farli salire sul carro dove eravamo. Quando fu pieno fino all'inverosimile, fu chiuso dall'esterno. Tirarono il portellone e lo sigillarono. Avevamo portato l'acqua, ci avevano dato un secchio da mettere in un angolo del carro per fare i nostri bisogni. Il treno rimase sotto il sole del 17 maggio, faceva caldo, fino a sera era rimasto lì. L'acqua finì presto. Allora cominciamo a invocare, pensavamo non ci faranno morire di sete, cominciamo a chiedere acqua, poi a invocare che ci venisse da dare l'acqua. Poi c'era il pianto soprattutto dei bambini, invocazioni delle mamme, acqua, niente, nessuno fece niente. Il treno partì a sera, pensate,
fuori dal carro c'era una scritta, doveva essere una tradotta militare, perché c'era scritto 40 uomini e poi sotto c'era scritto 8 cavalli, cioè o 40 uomini o 8 cavalli. Noi ci contammo, eravamo in 64 e non c'entravamo. Pensate, quel bidone che ci avevamo messo dato da mettere in un angolo del carro, dopo qualche ora ormai traboccava. E allora era inutile raggiungere quell'angolo, e quindi quando dovevamo fare i nostri bisogni si facevano necessariamente lì nel corso. Il treno si mosse soltanto a sera, si fermava in tutte le stazioni, in più volevamo che ci venisse dell'acqua, niente da fare. D'altra parte era notte, c'era pure poca gente nelle stazioni. Però la mattina arrivavamo alla stazione di Verona. La stazione di Verona era piena di gente. Tutti sentivano le invocazioni, il pianto dei bambini, soprattutto acqua, acqua. Io penso che se si detto che i carri fossero stati, che so, dei buoi, dei cavalli, delle pecore, certamente qualcuno sarebbe corso alla protezione animale a dire ci sono degli animali che stanno morendo di sete. Io sinceramente non so se c'è stato qualcuno andato a protestare, ma non mi risulta. Non credo che ci sia stato qualcuno che abbia protestato. C'è stata anche lì davvero tanta indifferenza. Dalla stazione di Verona il treno si mosse viaggiò tutta la notte e tutta la mattina dopo, soltanto alla fine della mattinata del giorno dopo arrivò alla stazione di Ora. Il treno si fermò e finalmente furono aperti i carri, ci fecero scendere tutti, ci dissero di fare i nostri bisogni lì sulla banchina, ma pensate quale scena è, 600 persone, tante eravamo, che devono fare i loro bisogni lì, uno davanti all'altro, uno dietro l'altro, una scena davvero, davvero orribile. Poi formarono un cordone di armati di mitra e per dare la possibilità a qualcuno di noi di arrivare al posto di ristoro della stazione per fare il rifornimento d'acqua. Tornammo sui carri, li richiusero, ancora 2 giorni di viaggio, sempre in quelle condizioni, sempre con l'acqua assolutamente insufficiente. Ecco, vedete, la fame si sopporta, la fame si può sopportare, la sete no. Se non si beve si impazzisce, si perde la ragione, e quello era il nostro stato. Le urla, i pianti, nessuno faceva niente, nessuno poteva fare niente. Arrivavamo alla stazione in modo di Baviera Est, aprirono i carri, c'era la Croce Rossa tedesca. Ci fecero scendere tutti anche lì, ci dissero di fare i nostri bisogni su un binario che era lì accanto e dove non c'erano treni. Avevano portato una cucina da campo, ci dettero una zuppa calda, poi arrivarono con degli idranti, pulirono anche l'interno dei carri con questi idranti, e poi ci dettero anche della paglia da mettere sul pavimento. Invece in partenza eravamo sul legno nudo, non c'era assolutamente niente, invece lì a Monaco e Baviera ci mettono pure della paglia. Poi richiusero i carri, ancora 2 giorni di viaggio ed arrivammo ad Auschwitz. Il treno si fermò nella stazione, vedemmo, noi non sapevamo l'esistenza di Auschwitz, l'altro era scritto in polacco, avevamo visto in lontananza delle ciminiere, da queste ciminiere usciva fumo, uscivano fiamme, avevamo pensato, beh, ci sono degli stabilimenti, andremo, ci porteranno a lavorare là dentro. Il treno sostò tutto il pomeriggio, tutta la notte, soltanto nel pomeriggio del 23 maggio entrò all'interno del campo di Birkenau, dove c'era proprio all'interno del lager,
c'era una banchina dove arrivavano i treni. Il treno si fermò all'interno, lì su questa banchina, le SS erano tutte schierate, tutte con un cane al guinzaglio e con un bastone in mano. Aprirono i carri, cominciarono a urlare perché volevano formare due file. Ma io avevo già viaggiato con papà e nonno, incontrai quasi subito i miei fratelli, ma volevo sapere, e mio zio, e volevo sapere qualche cosa di mamma e di mia sorella. E allora con i miei fratelli andavamo alla loro ricerca, andavamo da una parte all'altra, li chiamavamo a gran voce, poi li vedemmo, avanzavano dal fondo del convoglio, ci stavano dirigendo verso la fila delle donne che si stava formando. Le raggiungemmo, mamma piangeva, mamma aveva capito tutto. Mamma piangeva, appena fummo lì vicino a lei, ci abbracciò tutti, io mi ricordo il mio viso contro il suo che si bagna le sue lacrime. Poi vide che c'erano le SS vicino con i cani, con i bastoni, e avevo paura per noi, disse: andate a fare il resto, andate via. E poi aggiunse: non vi verrò più braccione. E paternità Giovanni, c'è un numero in alto a sinistra, a 5506, che è lo stesso numero che ci venne tatuato sull'avambraccio sinistro. Quindi c'è sotto, c'è scritto età, anni 18. Io in quel momento ho dichiarato che avevo 18 anni e non so perché sono passato. Scusate, che ora è adesso? Grazie. No. E, quindi se io avessi dichiarato i miei 15 anni, certamente avrebbero aperto una porta, mi avrebbero passato dall'altra parte, sarebbero andato a finire dall'altra parte, mi avrebbero mandato immediatamente alla camera a gas e la mia vita sarebbe finita lì 70, ormai qualche cosa come 75 anni fa, qualcosa del genere. E invece eccomi qua, e sono qua oggi. Allora, vi ho detto che ci fu impresso il numero, tatuato il numero sul braccio, il mio numero è a 5506, naturalmente lo porto ancora, non ho mai pensato di privarmene, fa parte di me. Con i miei fratelli e mio zio fummo avviati immediatamente subito al campo di lavoro, senza passare alla quarantena, perché la quarantena il lager della quarantena era già pieno. Ecco, a questo proposito io voglio raccontarvi una cosa. Lì ad Auschwitz, a Birkenau, è nata per me di parecchie amicizie. Purtroppo molte delle amicizie nate lì poi sono finite lì, sparite. Ci davamo appuntamento, ci vediamo domani sera, rientro al lavoro, ma era soltanto un auspicio, non era certamente una certezza quando ci davamo appuntamento con gli amici, le amicizie che erano da là. Però voglio parlarvi di un amico, un'amicizia nata lì nel campo di Auschwitz. Io un giorno vidi arrivare un ragazzo italiano, parlava l'italiano, sperduto. Tra l'altro era stato deportato con il papà e con la sorella. Il papà aveva rinunciato alla vita. A un certo momento aveva detto al figlio Sami, si chiama Sami Mondiano, Sami, guarda, io domani vado all'infermeria, gli si erano gonfiate le caviglie. Era l'edema ai piedi, era una delle malattie per le quali forse più si moriva ad Auschwitz. Non entravano le scarpe o gli zoccoli, le scarpe nel migliore dei casi o gli zoccoli, naturalmente senza scarpe non si poteva sopravvivere. Tra l'altro, se c'era qualcuno che se ne accorgeva, veniva mandato alla camera a gas. Il papà di Sami Mogliano disse al figlio: guarda, io domani vado all'infermeria,
stai tranquillo, ci vediamo da qualche giorno. E Sami gli scongiurava, va, non lo fare, non andare, sapevamo perfettamente che che l'infermeria era l'anticamera della camera a gas, non lo fare. E invece il papà andò all'infermeria, naturalmente non poteva essere diversamente per la logica del campo, fu mandato a morire subito nelle camere a gas. Vidi questo ragazzo Sami che arrivò nella mia baracca, tra l'altro aveva subito uno shock davvero terribile, perché lui, che tra l'altro pure lui era riuscito a entrare nel campo, anche se fosse addirittura più piccolo di me, però era un ragazzone alto, robusto, era riuscito ad entrare nel campo. Solo che si accorsero della sua età, lo mandarono a prendere insieme a un'altra ventina di ragazzi e lo portarono alle camere a gas e ai forni crematori. Doveva morire. Se non che arrivò un treno di patate che doveva essere scaricato, e allora presero tutte le persone che erano disponibili, tra cui anche questa ventina di ragazzi destinati, che erano stati rinchiusi in una stanzetta destinata alla camera a gas e ai forni crematori. L'ufficiale che aveva preso questi ragazzi aveva detto: questa sera li riporto al Sonderkommando per essere dati alle fiamme. Invece la sera, finito di scaricare il treno di patate, anziché riportarlo al Sonderkommando dovevano morire, li fece rientrare nel campo. Io in quell'occasione conobbi Sami. Sami, potete immaginare in quali condizioni psicologiche era. Un ragazzo che sapeva che sarebbe dovuto morire da un momento all'altro, invece no. Quindi praticamente ci conoscemmo in quell'occasione, legammo subito, cominciammo a parlare, lui era molto agitato, si calmò un po' e nacque questa amicizia. Ecco, posso dirvi questo: con Sami siamo riusciti tutti e due a scampare, poi alla fine, quando arrivarono le truppe sovietiche, fummo liberati. Ci siamo rivisti con Sami dopo diversi anni, dopo parecchi anni. Ebbene, posso dirvi che l'amicizia di allora è forte, e forse ancora più forte di quella che era allora. Con Sami siamo, quando lui parla di me, dice: Piero è il mio fratello, e io dico altrettanto di lui: Sami è il mio fratello. È davvero un'amicizia. Ecco, io adesso dovrei raccontarvi Auschwitz. Raccontare Auschwitz significa raccontare l'orrore, e io sinceramente non me la sento. Io cercherò di raccontare la quotidianità di Auschwitz. Raccontare i particolari vorrebbe significare, non so, qualcuno di voi certamente vorrebbe pensare: no, questo non è possibile. E allora a che scopo raccontare i particolari? Io sinceramente non me la sento, non l'ho mai fatto con nessuno, perché vorrei creare incredulità, allora è inutile, sarebbe controproducente. Meglio raccontare la quotidianità del campo di Auschwitz. Ad Auschwitz la sveglia era alle 4:30 del mattino. Un suono assordante dato da una campana, un tubo d'acciaio che veniva percosso con un altro tubo più piccolo, che venivano date con quel suono davvero, davvero assordante, venivamo svegliati la mattina. Il primo pensiero alla sveglia della mattina era quello che se saremmo arrivati a sera. Avevamo molte probabilità di non arrivare alla sera. Era soltanto così, si andava avanti davvero momento per momento.
dovevamo, la prima cosa dovevamo rifare il nostro giaciglio, dove sapete esistevano dei castelli di legno a tre piani, però il piano, ogni piano doveva servire per sei prigionieri. Sei prigionieri che ci trovavamo stretti, se uno la notte si girava addosso all'altro, allora bisognava cercare magari col vicino di muoversi contemporaneamente, di girarsi contemporaneamente. Potete immaginare cosa significava la notte, passare la notte dall'altro davvero con addosso una fatica davvero inimmaginabile. Quindi dormivamo, si poteva dormire in quelle condizioni, in sei per piano. È capitato che durante la notte magari uno dei sei morisse, e allora dovevamo poi tirarlo fuori, portarlo fuori dalla baracca, andare a metterlo nella parte dove c'era la pella, allineare lì, poi noi andavamo prima alla latrina, poi cercavamo di lavarci. Naturalmente il sapone era poco insufficiente, ricordo questo sapone, credo che dentro ci fosse addirittura della sabbia perché era ruvido, eccetera, ma non bastava tra l'altro. Però non avevamo niente per asciugarci dovevamo adoperare la nostra casacca, che poi dovevamo indossarla. E allora andava bene durante l'estate, sì, ma poi quando arriva l'inverno come si fa a indossare un indumento bagnato con il freddo che faceva lì fino a 20 gradi sotto zero, con il rischio che diventasse ghiaccio quello che era servito. Quindi naturalmente a quel punto evitavamo anche di lavarci, perché non avevamo possibilità di asciugarci. Andare alla latrina, non so, avete visto lì nel filmato, c'era un piccolo brano dove hanno presentato soltanto una piccola parte della latrina, erano centinaia di quei fori che lì hanno dimostrati pochi, dove i prigionieri contemporaneamente dovevano fare i loro bisogni là. Tra l'altro sollecitati da quelli che erano arrivati dopo, oppure sollecitavamo quelli che erano arrivati prima perché avevamo paura di arrivare davanti all'appello. Arrivare davanti all'appello poteva significare di essere puniti, e molto spesso la punizione ad Auschwitz non lasciava scampo, si moriva. Ci veniva data una bevanda calda, era l'unica cosa che potevamo bere durante la giornata, durante fino all'ora. Fino alla tarda mattinata, quando ci veniva data una ciotola di zuppa, era l'unica cosa che potevamo bere, ma faceva caldo. Allora avevamo trovato un sistema per poter bere. Andavamo al lavoro, io lavoravo al Kenneth Graben, lavoravo nel fango a scavare canali, perché è una zona umida, una zona valugosa, quando c'erano precipitazioni si allagava. Dovevamo costruire questi canali, ma non avevamo niente da bere. Allora ci avevano insegnato, quelli arrivati prima, che bastava infilare una canna nella parete che stavamo scavando, mettevamo sotto la ciotola, noi la portavamo sempre attaccata ai pantaloni, era la cosa più preziosa, perché se ci avessero rubato la ciotola non avremmo potuto prendere la zuppa, saremmo morti di fame. Pensate quale valore poteva avere una ciotola. La portavamo sempre attaccata ai pantaloni, era la cosa più preziosa che potessimo avere. Allora mettevamo una canna nella parete sotto la ciotola, goccia a goccia scendeva della fanghiglia, era quello che poi si lasciava depositare la terra, era quello che potevamo bere per non morire di disidratazione. Risultato qual era? Che la sera, rientrando nel campo, sempre al suono della banda, perché c'era una banda composta davvero di grandi solisti, arrivavano a migliaia, e quindi era facile formare un'orchestra davvero molto valida. Quindi rientravamo la sera dal lavoro, spesso dovevamo portare i corpi dei nostri compagni
o che erano stati assassinati sul lavoro, capitava, oppure che erano morti per la fatica, erano morti per le malattie, per altre cose. Allora rientravamo con questi corpi, dovevamo andare all'appello, allinearli in fondo alla fila, in modo che anche loro potessero essere contati. Tanti eravamo usciti la mattina e tanti dovevano rientrare la sera. La sera ci veniva data una fetta di pane, un pezzetto di margarina, oppure una fetta di quello che veniva chiamato salame, ma non aveva niente del salame, quello che noi vediamo oggi nei supermercati per l'alimentazione animale è certamente, almeno alla vista, è più appetibile di quello che ci veniva dato a lui. Cibo assolutamente insufficiente, vedevamo i nostri corpi, lo vedevamo non nel nostro corpo ma in quello degli altri, giorno per giorno, che andava perdendo vigore, andava perdendo peso. E si moriva. Pensate che ad Auschwitz, a Birkenau, si moriva di fame. Potete capire che cosa significa morire di fame? Ecco, voglio raccontarvi una cosa che non ho visto io, ma un caro amico che è a Milano, è tornato anche lui, Nedo Fiano, un'amicizia nata a Fossoli. Nedo Fiano fu trasferito in un altro campo insieme a mio fratello Cesare e insieme ad altri amici, e mi ha raccontato Nedo di mio fratello. Nedo si è salvato perché ha una bellissima voce. Nedo aveva una voce bellissima e cantava tutto, cantava dalle aree delle opere ma anche le canzonette in voga allora, e devo dire che per noi ha significato tanto quando veniva nella nostra baracca e saliva sulla stufa, si metteva lì e si metteva a cantare. Beh, e noi magari altri prigionieri, noi in quel momento facevamo coro. Non potete capire quale importanza ha avuto Nedo per noi. Nedo ci ha salvato. Noi in quel momento, quando noi facevamo coro, noi non eravamo più lì nel campo, eravamo fuori, eravamo liberi in quel momento. Beh, Nedo mi ha raccontato, era partito con mio fratello, era andato prima in un campo vicino Danzica, poi vicino Stoccarda. Una sera Nedo fu chiamato qui ad allietare la serata delle SS per cantare le canzoni italiane. Mi ha raccontato Nedo, andò a cantare, finito di cantare, finita la serata, c'era rimasta parecchie cose da mangiare, e disse all'SS: posso prendere qualche cosa da mangiare? C'è un mio compagno, era mio fratello Cesare, c'è un mio compagno che sta nella baracca e ha fame, posso portargli qualche cosa? E l'SS disse: oh, bene, sì, prendi qualche cosa e porti. Ned arrivò nella baracca, mi ha raccontato, e chiamò Cesare non rispose. Cesare, perché non mi rispondi? Non rispondeva. Cesare, rispondi, non fare il credino, rispondimi. Cesare era morto di fame, lo capite? Capite cosa è stato? Comunque questo. Era stato, dicevo, la sera rientrando dovevamo assistere alle punizioni. Andavano, potevano andare dalle 25 bastonate, ma l'altro estremo qual era? Era l'impiccagione. Trovavamo le forcherette sulla sinistra, venivamo fermati su quella che era chiamata l'Upper Plus, tutte le squadre rientrano al lavoro, venivano fermate lì, poi arrivavano i condannati, portavano i condannati e veniva eseguita la condanna.
e dovevamo assistere, dovevamo guardare. Guai a dissolvere lo sguardo, non potevamo, dovevamo guardare, se non sarebbe stata la nostra volta puniti, almeno ci sarebbe arrivato sicuramente un colpo di bastone, perché eravamo sorvegliati a vista e dovevamo guardare. Poi finita questa triste cerimonia, una cosa che non ho mai capito: le varie squadre di lavoro dovevano sfilare sotto il patibolo, e allora ci veniva ordinato, passando sotto il patibolo, una cosa che io sinceramente non ho mai capito cosa significava, il capo ordinava Mizzen Ab, cioè cappello giù, poi passata la fila ordinava Mizzen Auf, cappello su. Ma cosa poteva significare? Rispetto per la morte, ma dove? Ma quando? Se la morte era continuamente in mezzo a noi. Però c'era questo, e questo naturalmente era una cosa che avevano voluto l'SS, un rituale che avevano voluto l'SS, rispetto alla morte. Ma dove c'era rispetto alla morte? Non entro in altri particolari, perché davvero potrebbero creare incredulità. Vi ho detto prima e torno a ripeterlo, inutile fare questo, ecco, credo che a questo punto sia opportuno arrivare a una conclusione, però io questa conclusione voglio leggerla, non vorrei, parlando così, andare fuori dalle righe, e quindi, se permettete, vi leggo queste poche righe e poi cercherò di rispondere alle vostre domande, che vedo che sono arrivate numerose. Volevo dirvi che l'incontro di oggi avrà un significato tanto più forte quanto più riusciremo a richiamare la vostra attenzione e a sollecitare la vostra riflessione sui meccanismi che hanno reso possibili i campi di sterminio, e se riusciremo a rispondere all'interrogativo di come le aberrazioni di cui io sono stato testimone e vittima si siano volute verificare in un'epoca civilizzata, o almeno ritenuta tale, con la partecipazione diretta di un numero enorme di cittadini, e non soltanto nella Germania nazista, con il consenso di gran parte della popolazione, e non soltanto nella Germania nazista, per cui lo sterminio di milioni di esseri umani. Ecco, dovete sapere che nella rete dei campi di sterminio e campi di concentramento di cui era disseminata l'Europa dall'est e anche la Germania, sono stati assassinati 11 milioni di esseri umani, di cui 6 milioni erano ebrei. Pensate a quale numero enorme, però è difficile rendersi conto dell'immensità della tragedia. Provate per un momento a contare da 1, non arrivereste mai a contare fino a 6 o 11 milioni, ma provate a mettere dietro ogni numero, mettere un volto, una storia, un essere umano. Ecco, io credo che soltanto in questo modo sia possibile rendersi conto dell'immensità di questa enorme tragedia, che non ha uguali, non ha mai avuto uguali qui, almeno qui da noi in Europa, in altre parti del mondo. Ecco, è difficile, ma soltanto in questo modo ci si può rendere conto di che cosa significa 6 milioni di vittime, 11 milioni. Dicevo che lo sterminio era diventato soltanto un problema di organizzazione. E come è stato possibile che tanta gente, tanta, e non solo in Germania, che pure sapeva, sia voluta restare indifferente? Quante indifferenze c'è stata? D'altra parte Hitler aveva promesso ai tedeschi un futuro glorioso.
avevo promesso la felicità. Bastava eliminare gli ebrei. Questo era il credo di Hitler. Gli ebrei erano diventati l'origine di tutti i mali. Senza gli ebrei il mondo sarebbe stato, certamente sarebbe stato un mondo felice, un mondo migliore. Questa era l'idea del nazismo, fatta propria anche dal fascismo italiano. Vedete, quando in una società esistono delle difficoltà, su chi possono essere addebitate le colpe di questo? Possono essere addebitate soltanto nei confronti di una minoranza che in quanto tale non ha la possibilità di difendersi. E noi ebrei eravamo la minoranza allora. Oggi però facciamo attenzione, le minoranze esistono ancora. Esistono ancora le minoranze, esistono ancora le minoranze che sono ancora considerate razza inferiore, non è giusto. Esiste una sola razza, ed è la razza umana. Non esiste una razza. Ecco, a questo proposito voglio raccontarvi una storia. Io vivevo ad Auschwitz nel campo, ecco, avevo detto che andavo avanti leggendo, poi mi vengono in mente alcune cose che forse sono abbastanza importanti. Io vivevo a Birkenau nel campo D. Il campo D era il campo dei condannati a morte, cioè era quel campo dove entrava quello scarso 20% dei prigionieri, perché gli altri venivano mandati a morire. Ma quando arrivavano gli altri trasporti, il posto per coloro che dovevano entrare nel campo doveva essere lasciato da quelli che già erano, da quelli che erano arrivati prima. Quindi arrivavano di notte le SS, accendevano la luce urlando, ci facevano scendere nudi dai nostri giacigli, aprivano una porta e nudi dovevamo uscire da questa porta, venivamo a guardare a vista e poi dicevo chi doveva andare a destra a morire e chi invece poteva continuare a vivere a sinistra. C'erano scene di disperazione, ma non era mai quello che si disperava, non era mai quello che andava a morire. Generalmente quando passavano lì davanti, che so, padre e figlio, due fratelli, e uno solo di loro veniva mandato a morire, chi si disperava era sempre quello che continuava a vivere, pur sapendo che poi passato un giorno, una settimana, forse di più, ma non si voleva andare poi molto oltre, la stessa sorte sarebbe capitata anche a lui. Chi si disperava era quello che rimaneva in vita. D'altra parte, vi ripeto, il posto per quelli che dovevano entrare doveva essere lasciato da quelli che già erano là e sostituito dai nuovi arrivati, certamente, che avevano ancora un maggior vigore. Questo era. Allora, riprendo la lettura. Non dobbiamo mai dimenticare che quello che è accaduto si può ripresentare, perché gli esecutori del massacro erano persone del tutto normali. Erano persone, io non ho mai visto dei mostri, erano delle persone normali, dei giovani tra le SS. Io ricordo uno in particolare che veniva a fare spesso l'appello a noi, un giovane alto, sempre elegante, il berretto a visiera, gli stivali tirati al lucido, sorridente qualche volta, e veniva a fare l'appello da noi. Era un ragazzo, un bel ragazzo tra l'altro, molto giovane, quindi era una persona assolutamente normale, non aveva nessuna differenza. Eppure, ecco, io proprio quello stesso giovane al quale non avevo mai visto alzare il bastone sul capo di qualcuno che veniva a fare l'appello, e mi sembrava tra tanti mostri
mi sembrava una persona civile. Ebbene, fu durante, quando ci fu la rivolta del Sonderkommando, che io vide questo SS che era arrivato nella Lagerstrasse, cioè la strada che divideva in due il campo, naturalmente separata dal filo spinato dove passava la corrente all'alta tensione, che arrivò in bicicletta, aveva un mitra. Mi ricordo che scese dalla bicicletta, mise il mitra sul manubrio e cominciò a sparare, perché era suonato l'allarme. E noi prigionieri, quando suonava l'allarme, dovevamo richiuderci nella nostra baracca. Era scoppiata una rivolta ad Auschwitz, una rivolta proprio nei forni crematori e nelle camere a gas, la rivolta del Sonderkommando, davvero di eroi, perché era una rivolta senza nessuna speranza. Sapevano che con la rivolta non potevano proprio morire, si sono salvati in pochissimi, pochi, uno soltanto italiano, anzi, che era, tra l'altro era di Salonicco in Grecia, e soltanto uno che era Shlomo Venezia, un caro amico che aveva lavorato lì nel Sonderkommando. È mancato qualche anni fa. Shlomo è stato davvero un testimone prezioso, perché è stato uno dei pochissimi che ha potuto raccontare dall'interno. Erano persone intelligenti, erano persone colte, erano persone che la sera, rientrando nelle loro case, certamente baciavano i figli e li facevano recitare le preghiere. Eppure sono stati capaci di fare quel massacro terribile che è avvenuto. Erano persone che, l'ho scritto, che non avrebbero mai gettato un pezzo di carta in strada. Erano persone, se erano persone così normali, cosa rese possibili questi eventi incredibili che vi ho raccontato? Perché tanto odio? L'interrogativo non può avere una risposta. Non si può rispondere a un perché. Quello che dobbiamo chiederci allora è come è potuto avvenire. Non perché è avvenuto, un perché non esiste. Se noi rispondessimo a un perché, daremmo anche una giustificazione. Non può esistere un perché. Ma pensiamo, cerchiamo di ragionare su come è potuto avvenire questo massacro terribile che vi ho raccontato. Ecco, adesso mi concludo rivolgendomi a voi giovani. Ragazzi, partecipate alla vita del paese, ne ha bisogno di voi giovani. Partecipate secondo un ideale di giustizia e di solidarietà. Non date mai retta ai falsi idoli. Esistono i falsi idoli, esistono quelli che promettono un futuro migliore. Non diamoli retta, non gli diamo retta. Io credo che quando ci sono delle difficoltà, e difficoltà capitano, ogni tanto capitano anche nel nostro paese. Una domanda, abbiamo altri 10 minuti, per favore. Era possibile continuare a praticare i vostri riti e la vostra religione nel campo? C'era chi lo faceva, ma era estremamente pericoloso. Ecco, vedete, dopo la liberazione, voglio raccontarvi questo episodio. Dopo la liberazione, nella baracca dove io sono liberato, dall'altro non a Birkenau ma ad Auschwitz, dopo la liberazione, dopo diverse ore da che ero stato liberato, vidi un ebreo, probabilmente era polacco, non so, certamente molto molto credente, che si era messo davanti al suo giaciglio e stava pregando con un libro di preghiere in mano, scritto un libro di preghiere in ebraico. Beh, io posso dire veramente, ho sempre pensato tanto a quell'episodio, ho avuto sempre due sentimenti contrastanti, cioè quell'uomo che stava pregando era da elogiare per la tanta fede che anche in quelle condizioni terribili era riuscito a conservare, oppure era da biasimare, perché conservando quel libro di preghiere in ebraico, io non so dove poteva averlo nascosto. Ma se a una
così una verifica, avessero trovato quel libro, certamente qualcuno sarebbe andato a morire. Qualcuno che stava vicino al punto dove è stato trovato il libro. Ecco, da qui i miei due sentimenti contrapposti. È da elogiare per la tanta fede conservare, o è da biasimare perché ha messo a repentaglio la vita di altre persone? Non sono mai riuscito a risolvere questo interrogativo. Allora, è possibile perdonare? Beh, lo dico forte e chiaro, no, non è possibile perdonare. Poi vedete, il perdono è una cosa assolutamente individuale, ma come potrei io perdonare la mia famiglia? Come potrei io perdonare per tutti quelli che sono stati, per i milioni che sono stati assassinati? Nessuno può autorizzarmi a perdonare, e io non perdono, non si può perdonare. Inizialmente devo dire la verità, quando io sono tornato, come del resto anche altri ex reportati, volevamo raccontare, la gente non credeva, ma d'altra parte era impossibile credere a quello che noi avevamo vissuto, era fuori della realtà, fuori del mondo. Io mi ricordo una volta che parlando, stavo insieme ad altri miei amici riportati anche loro, e stavamo parlando con un gruppo di persone che non mi ricordo neppure qual era l'occasione, ma mi sembra che fosse addirittura una celebrazione, non mi ricordo se era il 25 aprile o qualcosa del genere. Subito dopo stavamo raccontando cosa, mi ricordo ci fu uno e disse: ma perché, che cosa pensate, che per noi è stato uno scherzo? Non abbiamo sofferto anche noi abbiamo sofferto la fame. Anche noi, da noi si moriva per i bombardamenti, come che la fame di Auschwitz fosse la stessa di quella che si prova qui, come se morire per un bombardamento è la stessa cosa che morire di fame. Beh, sono due cose completamente diverse. Non volevano capire. C'era gente che non riusciva a capire. E questo praticamente ha portato molti di noi, me compreso, a non parlare per tanti anni. Non abbiamo parlato. D'altra parte c'era chi ci ha rappresentato in maniera straordinaria. Io basta fare il nome di Primo Levi, già è qualche cosa, ci ha rappresentato tutti nel modo più straordinario. Come lei, come Primo Levi, c'è stato anche qualcun altro che attraverso i propri libri ha raccontato quella storia. Infatti tutta gente, però anche Primo Levi, che non ha avuto successo inizialmente. Il suo libro, quando lui l'ha scritto, è stato venduto in pochissime copie. Non, la gente non credeva, non l'ha comprato. Ci è voluto qualche anno perché Einaudi, l'editore Einaudi, potesse acquistare i diritti e ripubblicare se questo è un uomo che finalmente la gente, dopo diversi anni dai fatti, è riuscita a capire che era qualche cosa di diverso da quello che viveva. Ma inizialmente nessuno credeva. Nessuno credeva neppure a Primo Levi e altri scrittori che avevano scritto della stessa cosa. Bene, ci sta ancora. Cosa ho provato nel rivisitare il campo? Beh, devo dire che la prima volta è stato davvero sconvolgente. È stato davvero sconvolgente perché la prima volta sono andato con una troupe cinematografica della RAI per girare un film che era intitolato Per ignota destinazione, un film fatto da Rai, parlo nel 1995, sono 21 anni fa, un bravo regista, Piero Farina, un film andato in onda per la Rai, un film davvero fatto molto bene. E Cinetti alle sue richieste
e andai con la truppa, andai ripercorrendo tutto il viaggio da Roma fino ad Auschwitz, rifacendo lo stesso tragitto. Beh, devo dire che quando arrivammo lì fu davvero molto 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 sconvolgente, era la prima volta. Io vi ricordo che quando il regista Piero Farina, vi ricordo che a un certo momento mentre eravamo all'interno del campo di Birkenau, mi disse: signor Cascina, le posso fare qualche domanda? Mi sembrava di sì, e dissi: ma guardi, faccia pure, cercherò di rispondere. Cominciò a farmi delle domande, risposte e cose. Poi a un certo momento mi ricordo che scoppiò a piangere, e allora mi ricordo che Piero Farina ebbe la sensibilità di ordinare all'operatore di girare la telecamera, prendere una panoramica del campo di Birkenau, e quella panoramica con la quale poi si è chiuso il film. E io pensavo di farcela, invece quando poi sono stato lì non ce l'ho fatta. Se sono mai stato in Cabè? Sì, io ci sono stato, ma ci sono stato quando erano stati fatti saltare le camere che arrivavano all'esercito sovietico, gli ultimi giorni prima della liberazione. Erano stati le truppe sovietiche erano vicine, le camere a gas con i crematori non funzionavano più. Io stavo male e fui costretto ad andare all'infermeria, ma proprio per questo, proprio perché non funzionavano più le camere a gas con i crematori, praticamente io ebbi la possibilità di continuare a vivere. La macchina della morte, dopo la rivolta del Sonderkommando del 7 ottobre 1944, la macchina dello sterminio si inceppò. La macchina dello sterminio si inceppò, tanto è vero che poi le SS, non potendo fare diversamente, fecero saltare quelle attrezzature di morte. Naturalmente poi sono rimaste tutto quanto visibile, come erano organizzate, come erano fatte quelle attrezzature di morte. Oggi se uno va ad Auschwitz e vede naturalmente che sono fatte saltare, però esiste, si vede tutto quanto ugualmente come era allora. E quindi praticamente io nell'ospedale del campo ci sono stato soltanto quando non funzionavano più le camere a gas con i crematori. Tanto è vero che sono riuscito a sopravvivere. Se avessero continuato a funzionare, io certamente sarei passato anche io per il cammino. Erano prigionieri, sì. So qualcosa lì, e Afrin e che cosa significa Afrin e prigionieri? No, posso dire, io so soltanto quello che è avvenuto dove ero io e con quelli in cui sono stato io, gli altri proprio non so niente. No, se ho mai assistito a episodi di umanità davanti ai nazisti, posso affermare con certezza no, mai. Io l'unico in cui io credevo di aver trovato un essere umano era quel giovane SS che il giorno dell'allarme, perché era scoppiata la rivolta del Sonderkommando, praticamente arrivò nel campo con mitra e cominciò a sparare i diversi prigionieri che non hanno fatto niente, stavano soltanto correndo per ripararsi, per entrare nelle baracche come era straordinario. Quello era l'SS che pensava fosse più umano degli altri, non era vero. Era stato educato a uccidere e quello faceva in quel momento. Perché l'antisemitismo? L'antisemitismo perché? L'antisemitismo è una cosa antica. Io l'ho detto prima e torno a ripetere adesso. Noi ebrei siamo sempre stati dovunque, a parte adesso in Israele, una minoranza. E le colpe di quello che non va bene vengono addossate verso le minoranze perché non hanno e non hanno mai la possibilità di difendersi, soltanto per questo. Quindi non altre colpe non lo so. Le
quali altre colpe possono essere addossate all'ebraismo, che è una religione, è una delle è una delle religioni monoteiste, l'ebraismo. Ma invece, ripeto, quando ci sono difficoltà, come ho detto più volte oggi, queste difficoltà vengono addossate a chi non ha la possibilità di difendersi. Oggi, per fortuna, noi ebrei, quantomeno in uno stato di Israele, per fortuna abbiamo la possibilità di difenderci. Tanto possiamo fermare qua. Evelyn, tu vuoi dire l'ultima cosa? Ringraziamo Piero. Io voglio solo ringraziare e proprio sottolineare l'emozione che, anche se io l'ho sentito varie volte, ho provato nel sentire il suo rivivere. E quindi proprio l'emozione è stata fortissima. Io sono grata veramente anche a tutti i ragazzi che sono rimasti fino adesso, sono grata alle docenti che hanno veramente curato moltissimo questi ragazzi, e poi ho visto che molti di voi prendevano appunti, era come una lezione di storia, e questo penso che è una lezione indiretta, è una testimonianza indiretta, e non la dimenticheranno.